Questo programma è offerto da Civiltà o cattive abitudini? Questo lo lasciamo decidere a voi dopo il racconto della vicenda avvenuta ieri nel paese di Ficalazzi. Protagonista è una secchiata d'acqua, ma questa volta non è il noto giochino Ice Bucket Challenge. Un'abitudine fuori dal comune, ma che nei paesi siculi si sa da secoli. Tirare giù l'acqua sporca dal terrazzo. Si pulisce, si sciacqua e poi da qualche parte bisognerà pur gettare lo sporco. L'usanza, un po' incivile, è una tradizione. C'è chi porta il secchio davanti il tombino e c'è chi il cato lo lancia dalla finestra. Pochi giorni fa una donna che passava da via Ugo La Malfa è stata secchiata in pieno giorno da una signora che ha lanciato dell'acqua dal balcone della sua abitazione. Ovviamente la prima reazione della passante è stata quella di inveire a voce squillante con svariate offese. La signora è andata su tutte le furie ed è iniziato un torpiluoquio di insulti tra le due donne. Scene assurde e sgradevoli. A tal proposito si ricorda che è prevista una multa nei confronti di coloro che buttano acqua dal balcone. A deciderlo è stata una sentenza della Cassazione che dice che gettare acqua dal balcone sottostante o per strada può costare una condanna per getto pericoloso prevista dall'articolo 674 del Codice Penale. Dopo la vicenda dell'illuminazione assente all'interno del cimitero del paese, adesso ad essere fatiscente è la luce che dovrebbe illuminare il corso principale. Fioca e poco illuminante, non si riuscirebbe a cavare un ragno dal buco. Si deve fare davvero molta attenzione a non inciampare, anche se durante una breve passeggiata. Pare che la tensione dei pali della luce sia impostata in modalità risparmio non solo dopo le ore 23, quando il traffico pedonale si fa più lento, ma ci accade già dalle prime luci della sera. Inoltre si segnalano alle autorità competenti anche 4 pali pericolanti posti dall'illuminazione all'inizio della via Padre di Rocca, piazza Sant'Atanasio. Un paese che va in pezzi ed un'amministrazione sempre più ignara di ciò che avviene intorno a sé. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Per
Per fare un albero basta una bottiglia, è lo slogan che l'amministrazione comunale ha scelto per invogliare i bagheresi a contribuire alla raccolta di bottiglie di plastica usate e pulite per realizzare un grosso albero di Natale in occasione delle prossime festività. Chiunque volesse contribuire potrà portare le proprie bottiglie pulite a Palazzo Butera, nei locali del vecchio Teatro delle Suore, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, a partire da subito e sino a quando si comunicherà prossimamente la data in cui verrà realizzato l'albero. La scelta del comune di realizzare un albero con bottiglie di plastica mira a sensibilizzare la città al rispetto dell'ambiente, tema caro all'amministrazione 5. Parte oggi il Gran Premio Karting Cefalù, giunto alla 7ª edizione, con la nuova ed esclusiva validità di trofeo ACI-XAI Karting Sicilia, in prova unica sul circuito cittadino di Cefalù, in programma oggi e domani 12 ottobre. La cittadina turistica di Cefalù è già entrata nel clima della gara, anche grazie all'infaticabile lavoro degli uomini della Cefalù Corse, in collaborazione con Karting Club Triscina. L'ormai tradizionale appuntamento agonistico nella Perla del Tirreno sarà valido anche per il quarto Memorial Pino Giardina. Le accese sfide si svolgeranno questa edizione su un tracciato allungato a circa 600 metri, lungo le vie a ridosso del centro storico della cittadina normanna. Assicurato per il pubblico un avvincente spettacolo da godere su più punti del percorso di gara. Le sfide saranno riprese dalle telecamere di ACI Sport Italia. L'atmosfera nella splendida cittadina siciliana inizia già a scaldarsi per un weekend tutto da vivere con passione ed orgoglio, le stesse che impiega la locale amministrazione comunale con in testa il sindaco Rosario Lapunzina, per dare un supporto agli organizzatori e ridurre al minimo gli eventuali disagi per gli abitanti del centro storico. Scade alle 23.59 di martedì 14 ottobre il termine per iscriversi alla 5ª edizione di Sementor, progetto nato con il preciso scopo di incentivare il trasferimento di conoscenze e competenze da esperti, mentor e giovani talenti, semen. Un percorso formativo gratuito, utile a chiunque voglia conoscere gli strumenti per trasformare un'idea in un progetto concreto. Questa edizione è dedicata a chiunque sia intenzionato ad avviare un'attività capace di migliorare il territorio palermitano. Per partecipare bisogna iscriversi compilando il formulario presente sul sito www.sementor.neonoi.it, nel quale illustrare in poche righe la propria idea. Le 15 migliori che verranno selezionate avranno la possibilità di frequentare gratuitamente il programma di mentorship. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Domenica 12 ottobre alle 17.30, nei locali dell'Hauser di via Tolomeo 7 a Bagheria, si potrà assistere alla presentazione del libro Il sogno di Ludovica, di Grazia Martorana, You Can Print Edizioni. Si tratta di un romanzo, il primo pubblicato dall'autrice, ambientato nel Settecento a Bagheria, e narra le vicende di una donna vissuta tra le ville bagheresi e gli splendidi tramonti marini di Aspra. L'evento avrà inizio con la presentazione del presidente Hauser Nunzio Martorana e con un intervento canoro di Jolin Terranova accompagnata dal maestro Ninni Arcuri. La manifestazione, presentata da Nico Bellone, continuerà con gli interventi dell'autrice e dei relatori Giusichiello, Maria Concetta Balistreri e Giuseppe Di Salvo.
Dopo l'intervento del presidente del Consiglio Comunale, Claudia Clemente, verranno letti alcuni brani del romanzo a cura di Adriana Locascio, Giusy Chiello e Grazia Martorana. Si succederanno infine l'interpretazione ballata delle letture a cura di Giacomo Palazzotto ed un intervento canoro conclusivo sempre di Jolene Terranova accompagnata dal maestro Ninni Arcuri. La serata si concluderà poi con un rinfresco. Più 10.000 lavoratori in 3.000 piazze italiane per l'evento nazionale di raccolta fondi dedicato ai giovani soggetti più colpiti da sclerosi multipla. L'iniziativa di solidarietà svolta sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica è promossa da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e dalla sua fondazione, la PISM, con il patrocinio di Pubblicità Progresso, Fondazione per la Comunicazione Sociale. Con un contributo minimo di 9 euro sarà possibile acquistare un sacchetto di mele. I fondi raccolti con le mele AISM andranno a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla e ai relativi progetti a sostegno dei giovani colpiti dalla malattia. Sportelli informativi e di orientamento, convegni sul territorio, prodotti editoriali e un blog. La mela di AISM sarà presente anche nelle piazze di Palermo e provincia. Le mele dell'AISM sono disponibili in tutte le piazze principali di Bagheria, Altavilla Milicia, Campo Felice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia e altre ancora. A Palermo si potranno trovare per esempio in Piazza Unità d'Italia, in Via Maiocco, in Viale Strasburgo, in Via Cavourne e in Via Libertà. Ma queste sono solo alcune. Per l'elenco completo delle piazze e delle città vi rimandiamo al nostro sito www.canale8.tk. Si svolgeranno domani, domenica 12 ottobre alle ore 9.30 presso la gelateria Anni Venti in via Mattarella a Bagheria i casting per la selezione delle concorrenti che parteciperanno al concorso di bellezza Miss Baria 2015. Miss Baria 2015 è un concorso di bellezza organizzato da Giopoleo e Tamara Carone, patrocinato dal comune di Bagheria e sponsorizzato da varie aziende locali. La selezione terrà conto dei mi piace che le foto delle ragazze ottengono su Facebook e del voto della giuria. Anche Canale 8, in quanto media partner, sarà presente con le proprie telecamere. Questo programma è stato offerto da settimana a tutti gli amici ed amiche del meteo.it. Previsioni per lunedì 13 ottobre 2014. Allerta maltempo su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana per forti precipitazioni e nubifragi. Ecco il dettaglio elaborato da il meteo.it. Al nord peggiora forte su Piemonte, Lombardia e Liguria con precipitazioni abbondanti e possibili nubifragi. Prestare molta attenzione, piogge anche sul resto del nord, forti soprattutto sui rilievi e alte pianure. Qualche schiarita in più sull'Emilia Romagna centro-orientale. Al centro peggiora forte sulla Toscana, dai settori settentrionali verso le coste e il resto della regione con temporali intensi e possibili nubifragi. Nubi in Umbria con piovaschi, più soleggiato altrove, coperto in Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali dove il sole e il cielo sereno poco nuvoloso domineranno tutte le zone. I venti sempre dai quadranti meridionali moderati sul Tirreno, deboli altrove. Temperature previste per questa giornata minime in lieve ripresa e con valori compresi tra i 16 e i 23 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo invece 17-25 gradi al nord, tra i 25 e i 30 gradi al centro e fino a 28-31 gradi al sud. La previsione termina qui, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è l'11 ottobre, si ricorda Sant'Alessandro Sauli. Il nome Alessandro deriva dal greco Alexandros, divenuto in latino Alexander, interpretato già dai greci come fusione fra la radice del verbo Alexein, proteggere, e il sostantivo aner andros, uomo. Significa quindi protettore di uomini. Dice il proverbio: chi vendemmia troppo presto svina debole e agresto. Sono nati oggi Yuri Chechi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi. L'11 ottobre 1492 le caravelle di Cristoforo Colombo colgono i primi segnali di una terra vicina, avvistando diversi oggetti fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. L'11 ottobre 1962 Papa Giovanni XXIII riunisce il Concilio Vaticano II, una riunione di tutti i vescovi del mondo che rivoluzionò profondamente la Chiesa Cattolica. Ad esempio si decise l'abbandono del latino durante la messa. Infine l'11 ottobre 1984 a bordo dello Space Shuttle Challenger l'astronauta Catherine D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Nicholas Sparks ha detto: a volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 11 ottobre. Ariete, oggi che siete abbastanza liberi dagli impegni professionali, concedetevi un po' di relax in compagnia degli amici, ritemprando corpo e mente. Non scartate a priori una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro. Toro, la luna è sempre nel segno, ma la giornata non promette faville. Il notturno satellite, oggi ai ferri corti con Saturno, rende tutto molto faticoso. Contrattempi sul lavoro e motivi di contrasto con la persona del cuore. Davvero una faticaccia. Gemelli, non abbiate timori a sbilanciarvi e se un amico ve lo chiede, esprimete in piena libertà il vostro punto di vista. Non se ne avrà male. Non rinviate ulteriormente decisioni che avreste dovuto prendere già da tempo. È il momento di agire. Cancro, possibili contrattempi sul lavoro che superate rapidamente grazie ad un chiarimento con un collega. Così potete concedervi un po' di riposo, magari trascorrendo qualche ora in compagnia della vostra famiglia, cui di solito preferite gli amici. Leone, il vostro panorama astrale non fa progressi e continua ad essere offuscato da nubi grigie insidiose che minacciano di scatenare una tempesta. Una noia fiscale dovuta a una dimenticanza vi getta nel panico. Calmatevi, reagire così non è da voi. Vergine, incombenze pratiche in primissimo piano oggi, ma qual è il problema? Sfoderando le vostre doti organizzative, ve la sbrigherete in un baleno, tanto che avrete pure una buona dose di tempo libero a disposizione, da impegnare come meglio credete. Bilancia, un cambiamento tanto improvviso quanto imprevisto vi spiazza e rischia di togliervi il sorriso. Ma non esagerate, facendo di un sasso una montagna. Calma e sangue freddo, non vi occorre altro per fronteggiare un inconveniente. Ve la caverete egregiamente. Scorpione, non potete prendervela con le persone al vostro fianco se le cose non girano come vorreste. Semmai prendetevela con Luna e Giove ostili, che vi rendono quanto mai nervosi e incapaci di instaurare rapporti costruttivi con il prossimo. Sagittario, se state pensando di fare un acquisto importante ma non avete a disposizione l'intera somma necessaria, meglio rinviare a stelle più propizie. Siate ragionevoli, non è il momento adatto per chiedere denaro in prestito o per accendere mutui. Capricorno, pianeti amici vi trasmettono la disposizione d'animo adatta per godere delle cose più piacevoli che la vita può offrirvi. Approfittatene al volo. Bando alle indecisioni, accettate senza indugio gli inviti di amici e conoscenti. Non ve ne pentirete. Acquario, date le disarmonie di Luna, Giove e Saturno, procederete facendo più fatica del solito. Piccole difficoltà scatenano reazioni sproporzionate. Oggi la vostra capacità di valutare la portata effettiva dei problemi fa acqua da tutte le parti. Pesci, la Luna, sempre nella fine segno del Toro con l'appoggio di Saturno, vi rende organizzatissimi, razionali e decisi a prendervi ciò che vi spetta. Particolarmente favorito il settore delle relazioni sociali, farete nuove e interessanti conoscenze.